Ci troviamo nella prima sezione espositiva della mostra Gubbio Brick Art, quindi la parte più interessante per il pubblico adulto, è la sezione vintage. Stiamo proprio inquadrando uno dei pezzi più interessanti di questa collezione, uno dei pezzi che effettivamente è stato più accattivante anche da un punto di vista comunicativo, perché per gli appassionati del genere la famosa, se non famigerata, Paperella in legno dell'azienda Lego degli anni 40 è uno dei must, insomma, per cui tantissimi stanno venendo a vedere Gubbio Brick Art. Sono ormai 15 giorni che abbiamo aperto i battenti e possiamo dire, insomma, con tutti i colleghi dell'associazione che siamo molto soddisfatti dell'andamento. Stiamo andando speditamente verso le 6.000 presenze e di fronte a noi abbiamo due momenti turistici molto importanti, il 25 aprile e il 1 maggio, per i quali ci stiamo preparando assiduamente tutti i giorni con programmazioni, organizzazioni di laboratori, accoglienza appunto dei gruppi che ci stanno chiamando. I colleghi sono sempre al front office ad accogliere il pubblico, le scolaresche, le gite, quindi insomma siamo molto positivi per l'andamento anche nelle prossime settimane, e anche il dato delle 5.600 presenze che abbiamo appena conteggiato, insomma, in 15 giorni ci sembra un dato ottimo. Quindi io magari passo anche la parola alla collega Tania, che insomma più spesso si occupa magari del front office, anche del punto di vista del pubblico, no? Come ti sembra, insomma, anche l'andamento, anche la soddisfazione di chi ci viene a vedere? Allora, la soddisfazione è sicuramente grandissima, sia per noi, comunque sia, parlo a nome di tutti quanti gli altri colleghi dell'associazione, sia comunque delle persone che vengono a visitare. Quindi spazia, diciamo, un pochino dalle classiche famiglie a degli appassionati, e adesso sicuramente comunque sia abbiamo anche dei blogger che ci hanno contattato, sì, che quindi sicuramente comunque sia verranno, faranno poi degli articoli dedicati, e oltre a questo c'è comunque sia molto interesse dal punto di vista comunque sia di altre redazioni. Sono redazioni legate comunque sia al mondo mamma e al mondo bambino, quindi questo sicuramente è un riscontro molto molto importante. Sappiamo comunque sia essere questa una delle mostre comunque sia appunto per i 60 anni della Lego, quindi un percorso veramente bello, un percorso completo che racconta un po' tutta quanta quella che è stata veramente la crescita di questa industria comunque sia, perché è diventata un'industria a tutti gli effetti, quindi partendo da quella che era una piccola bottega arrivando invece a livelli comunque mondiali, veramente. Quindi quello che ci auguriamo è di continuare così, avere sempre comunque sia maggiore afflusso di persone. Abbiamo di fronte, appunto, come dicevamo prima, il 25 aprile e il 1 maggio, dove comunque sia saremo costantemente aperti. Sono previsti dei laboratori, quindi ecco, vi aspettiamo numerosi.